Il progetto Domino mira a suggerire tecniche innovative e sostenibili per la gestione delle infestanti in frutticoltura. In agricoltura biologica, il ricorso alle lavorazioni è ad oggi la pratica più diffusa. Soprattutto in terreni collinari, frequenti lavorazioni aumentano però il rischio di erosione e lisciviazione. L'impiego di pacciamature vive si è rivelato uno strumento alternativo interessante per il contenimento delle infestanti. Le specie pacciamanti devono essere selezionate per la loro scarsa competitività nei confronti della copertura principale, ma anche per una buona attitudine vegetativa che consentirà una rapida copertura del suolo. Le specie stolonifere, come la fragola, sono particolarmente adatte in questo senso. L'impiego della fragola come pacciamante offre il vantaggio ulteriore di una fonte di reddito secondaria. L'utilizzo di pacciamature può avere anche un elevato valore estetico ed aprire piccole aziende ad un'ottica sempre più multifunzionale. La gestione delle pacciamature richiede che nei primi anni dopo la messa a dimora si prendano misure per offrire un vantaggio alla specie scelta rispetto alle infestanti, per garantire una rapida copertura. Questo può essere ottenuto con una selezione a livello radicale. L'impiego di una rama sottosuperficiale danneggia gli apparati radicali delle specie fitonanti, causandone il disseccamento. Specie stolonifere e dalla radice fascicolata, come la fragola, non vengono invece danneggiate dalla lavorazione. La selezione può anche essere operata a livello aereo, con sfalci ripetuti che non danneggino la specie pacciamante. Per un intervento di precisione è possibile ricorrere a tastatori o a piccola meccanizzazione, come questa. Garantendo una rapida partenza della pacciamatura, sarà possibile, entro 1 o 2 anni, evitare ogni altra lavorazione o intervento di controllo delle infestanti nel sottofila, con importanti vantaggi economici e soprattutto ecologici.